Proprio stamani ho firmato l'ordinanza CREAF, che significa 500 posti nell'area che è intermedia dell'area centrale della Toscana, a Prato e quindi baricentrica fra Firenze e Pistoia, i 50 posti in più nell'ospedale Santo Stefano di Prato. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani elenca il numero di posti letto trovati nelle diverse strutture ospedaliere del territorio e destinati ai malati di Covid-19. È una corsa contro il tempo. Questa mattina se ne sono aggiunti altri 30 all'ex ospedale I Fraticini della Croce Rossa a Firenze, per un totale di 60 posti disponibili, ma la richiesta sale e nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri 60. Allo stato attuale, i posti letto occupati da malati Covid-19 in Toscana sono 1.700, un numero che tenderà a salire. Ci stiamo organizzando su tre livelli di operatività, dice l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Si punta al recupero di altre centinaia di posti letto appoggiandosi a strutture sanitarie convenzionate e non. Un contributo non indolore arriva anche da tutti quegli interventi sospesi, esclusi quelli d'urgenza, e dall'università. Credo che nelle prossime ore dal Dipartimento e dalla direttrice di Ester arriverà una nuova proposta di ordinanza che sarà sottoposta al Presidente Giani, che dovrà ovviamente valutare, vagliare, insomma, e così via, per semplificare le procedure per l'arruolamento del personale nelle diverse figure sanitarie che ovviamente di cui c'è bisogno in questo momento di emergenza. Ecco, ho fatto una rilevazione questa mattina, ad oggi le USCA costituite in tutte le tre aree vaste della Regione Toscana sono 114 e altre 36 saranno costituite nei prossimi 10 giorni. Quindi arriveremo a 140 USCA. E sulla possibilità che la Toscana possa slittare da zona gialla ad arancione? Ma io non faccio la lotta a essere la zona, diciamo, gialla invece che arancione, sono meccanismi che prevedono quello che è la necessaria funzione di come dire, contenimento del contagio. Quindi noi trasmettiamo i nostri dati, se il CTS ci classifica zona arancione, tranquillo, noi lavoriamo in quanto zona arancione per fare quel lavoro che poi spetta alla regione, avere quella offerta sanitaria sempre maggiore per poter superare quella che è la situazione che ci troviamo di emergenza.